La mostra è proprio una scusa per parlare del passato, in questo caso recente, perché parliamo del Novecento, ma come base, come elemento di ragionamento per parlare poi del futuro. Un grande patrimonio di cultura. Il Novecento è stato caratterizzato dalla copertura dei canali per problemi igienici. Quei problemi non ci sono più, i canali sono stati ripuliti dalle scariche neri che la caratterizzavano da secoli. Oggi abbiamo acqua pulita, acqua del Reno. Pensiamo che i nostri predecessori del primo millennio hanno fondato sull'acqua, sulla gestione dell'acqua e sul portare acqua in città la fortuna dei secoli, soprattutto dal 300 al 500, 600, come sappiamo. Noi siamo i cittadini bolognesi dell'inizio del secondo millennio, ci proponiamo di pensare qualcosa, poi saranno le amministrazioni a doverlo fare, però serve comunque una base di ragionamento, un luogo, questo, la Grada, che è sempre stato a cavallo dell'acqua e continua a voler essere, diciamo, elemento caratterizzante della città. Questa mostra è una mostra fotografica, ma non solo. È una mostra di ricerca sui documenti anche di tutto il Novecento, sia i documenti conservati qui nell'archivio dei consorzi, ma anche e soprattutto nell'archivio storico comunale, nell'archivio dei lavori pubblici. E questa ricerca ha consentito di ricucire un po' il discorso del Novecento, che parte, per quello che riguarda le coperture dei canali, quindi la mostra Canali nascosti nel Novecento a Bologna, parte dal piano regolatore del 1889. Ci siamo avvalsi del contributo fondamentale della Cineteca di Bologna, della biblioteca dell'Archiginnasio e delle collezioni della Cassa di Risparmio. L'intento è quello, e anche che ci porterà ad altre iniziative più avanti, di recuperare i materiali iconografici che ci consentiranno gli approfondimenti anche su altri temi. Quindi è un lavoro con un'impostazione didattica e un'impostazione storica. Oggi apriamo la città all'Opificio delle Acque. Sarà un luogo di mostre, di ragionamenti, di approfondimenti, di conoscenza per tutta la città e non solo, di che cosa fa il consorzio, che cosa fanno i canali, che cosa sono le acque e i canali di Bologna, ma non vorrà essere anche un luogo che oggi presentiamo con una mostra molto interessante, sono i canali nascosti, cioè sono tutte mostre fotografiche, è una mostra fotografica che fa capire quando nel Novecento i canali furono coperti, perché erano ovviamente fogne a cielo aperto e quindi c'è stato nella città un enorme, anche errori a volte di copertura, e che fanno capire insomma che allora i canali erano delle discariche. Ovviamente il nostro lavoro è stato in questi 50 anni quello di risanare le acque e di portarle ad una pulizia insomma possibile per poter essere comunque gestibili. Qui c'è la storia di Bologna, dei suoi canali, e Bologna non avrebbe avuto l'importanza in campo nazionale, europeo, mondiale, se non avesse avuto questa caratteristica, perché l'acqua, che non l'aveva, l'ha portata dentro mille anni fa con dei canali, l'ha fatta lavorare, l'ha fatta diventare ricchezza. Il consorzio ha fatto questa impresa bellissima, il comune ha riqualificato e ha permesso la bonifica delle acque, quindi anche l'eventuale scoprimento di via Rivareno in un pezzo che va dalla via della Grada sino alla chiesa di Via Lame, progetto che è legato al tram, le bonifiche dei canali, le visite ai canali, i grandi interventi che si sta facendo su questo, che hanno permesso anche di arrivare ad avere delle acque pulite all'interno della città.